Buonasera a tutti. Buonasera. Almeno ci sentiamo. Stiamo proprio nella comunicazione, quindi se uno saluta dovrebbe ricevere il saluto. Innanzitutto devo dire grazie a tutti quanti voi qui presenti, espressione della nostra comunità parrocchiale, e nello stesso tempo devo ringraziare appunto questa comunità perché in questi 10 anni ha voluto sostenere questa equipe di giovani, adesso che dopo 10 anni non sono più giovani ma diventano maturi. Avete sostenuto appunto questi giovani nell'iniziare un cammino che la Chiesa sta proponendo da diverso tempo, quella della evangelizzazione attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ormai siamo tutti tecnici o tecnologici attraverso questi mezzi e forse la Chiesa ancora non riesce pienamente a realizzare tutto questo attraverso appunto non soltanto i mezzi, perché i mezzi disponibili ce li ha, ma certamente attraverso le persone disponibili ad operare tutto questo. E la nostra parrocchia può vantare proprio questa grande realtà che da 10 anni è presente sia nella parrocchia, sia nella città, ma soprattutto anche nella diocesi, che sta sostenendo appunto anche l'ufficio delle comunicazioni sociali della nostra comunità parrocchiale diocesana. Pertanto, ecco, questo momento non è soltanto un momento celebrativo, ma ci dà la possibilità di poter riflettere sulla pastorale e sulla evangelizzazione attraverso questi mezzi. Per cui qualcuno potrebbe dire, vabbè, sono 10 anni, potevamo aspettare 25 anni per poter celebrare in una maniera molto più solenne, ma sono 10 anni che ci permettono appunto di guardare, di puntare lo sguardo verso il futuro, anche perché se qualcuno ha seguito tutto il cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo, uno degli obiettivi che la Chiesa mondiale sta ponendo è proprio il discorso della comunicazione sociale attraverso i mezzi. E allora, ecco, questa sera diamo la possibilità di riflettere un pochino, di riflettere sull'utilità, sulla bontà, sulle prospettive che certamente, ecco, noi abbiamo per poter continuare ad evangelizzare in una maniera diversa da come, ecco, siamo stati abituati noi sin da piccoli. E allora, come avverrà questa sera? Innanzitutto voglio salutare il dottor Michele Parisi, il presente direttore Michelangelo Parisi, direttore dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali. E anche lui fa parte, è inserito nella nostra diocesi, molti di voi lo conoscono anche. Come pure anche il dottor Luigi Sparapano, già direttore di questo ufficio, Ufficio Diocesano delle Comunicazioni, e direttore del settimanale Luce e Vita, che quest'anno celebrerà i suoi 100 anni di vita. È uno dei pochi bollettini diocesani ad avere questa lunga vita, i 100 anni. Poi, subito dopo, ascolteremo una testimonianza di una suora Valladares, una spagnola, suora spagnola, che non fa altro che raggruppare, ecco, tutti i volontari della comunicazione a livello mondiale ed è anche responsabile appunto di un'associazione che lei ha fondato proprio attraverso questi mezzi. E infine poi parlerà Marcello, il nostro responsabile, che illustrerà un pochino
il cammino di questo gruppo, di questa equipe. Allora, che dire? Buon ascolto e diamo subito la parola a Michelangelo Parisi. Mi sentite, sì? Va bene, allora, buonasera a voi, saluto ad Raffaele, parlo con questa comunità, a Gino, mio compagno di viaggio delle comunicazioni sociali per molto tempo, a Marcello, responsabile dell'eco parrocchiale, all'animatore della cultura e a voi tutti presenti. Allora io proverò, diciamo, a stare sia nei tempi che sperando di fare anche di rispettare il compito dato da Marcello. Allora noi oggi siamo qui per celebrare un cammino significativo e non solo di questa comunità, perché vorrei cogliere questa occasione per dire e dirci un grazie. Grazie perché abbiamo scelto di non rimanere chiusi nelle nostre sacrestie, ma di intraprendere con coraggio un percorso inizialmente non semplice per diventare una chiesa in uscita. Oramai diciamo, è il periodo che sentiamo spesso questa citazione di Papa Francesco, chiesa in uscita, usata in vari contesti, ma che trova qui una concreta realizzazione. Nell'Evangelii Gaudium, Papa Francesco esorta infatti la Chiesa a essere in uscita, proiettata verso il mondo contemporaneo. E il digitale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raggiungere questa meta. Basta fermarsi solo un attimo a riflettere e riconoscere quanto il digitale abbia trasformato la nostra vita e di conseguenza anche quella della Chiesa. Oggi siamo chiamati a riscoprire, anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, la bellezza della fede e la bellezza dell'incontro con Cristo. Credo che questo sia il cuore del nostro impegno come animatori della cultura e della comunicazione. Fare del digitale un ponte che unisce non solo semplice strumento informativo, ma un veicolo di relazioni e di incontro. Se pensiamo un attimo alla storia del web, prima del 2006 tutto era visto come uno spazio lontano e indefinito, usato principalmente, tutti usavamo internet un po' per cercare informazioni, per notare un viaggio, a leggere delle notizie, ma con l'arrivo dei social media tutto è cambiato. Il web è diventato un luogo di incontro e relazione, dove le persone interagiscono e si legano, spesso in tempo reale e senza la necessità di trovarsi fisicamente nello stesso luogo. Mi è venuto subito alla mente una mia esperienza personale, più o meno gli anni, erano sempre 10 anni fa, fine 2013, inizio 2014. Io ero uno degli animatori, diciamo, che la mia parrocchia d'origine aveva individuato per gestire la comunicazione parrocchiale e mi ero iscritto al corso che la diocesi proponeva al laboratorio dell'animatore per la comunicazione sociale. Quando, diciamo, dopo che avevo iniziato questo percorso, allo stesso tempo è nata il mio inizio lavorativo come programmatore web. E questo mi ha portato a domandarmi principalmente questo: è sufficiente per un cristiano limitarsi all'interazione virtuale? La risposta mi è apparsa chiara quando mi sono imbattuto in questa frase: bisogna stimolare il navigatore a spegnere il computer e incontrare la comunità viva. Perché ciò accada, la comunità parrocchiale non deve solo informare, ma deve costruire relazioni, deve usare la realtà virtuale per comunicare con tutti. Dice il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali nel 2002 nella Chiesa e Internet, in particolare con gruppi come giovani, adulti e anziani, persone costrette a casa o che vivono in aree remote. Il digitale quindi non è più solo insieme di strumenti, piattaforme e tecnologie online, ma una parte della nostra quotidianità, una vera e propria estensione delle nostre interazioni e relazioni. Sta a noi sfruttare questa opportunità, utilizzare i mezzi digitali non solo come semplici strumenti di comunicazione, ma come mezzi di evangelizzazione e crescita spirituale,
risponde all'invito di essere in uscita, annunciando e vivendo il Vangelo con la comunità connessa. E credo che è qui che si possa iniziare a parlare di evangelizzazione digitale. Quindi l'evangelizzazione digitale non è un'alternativa o una sostituzione delle attività parrocchiali tradizionali, è piuttosto un'estensione naturale che amplia e rende più accessibile il nostro messaggio di fede e senso di comunità. In ogni parrocchia, le celebrazioni, le catechesi e i momenti di preghiera comunitaria uniscono tutti i fedeli e rafforzano il loro cammino spirituale, sia come singoli, ma sia ancora di più come unico corpo. Tuttavia, il digitale ci offre una straordinaria opportunità: estendere questo senso di unità anche a coloro che, per varie ragioni, non possono essere presenti fisicamente. Oggi viviamo in un mondo interconnesso. I ritmi della vita moderna spesso ostacolano il tempo dedicato alla preghiera, alla riflessione e alla comunità. Infatti, difficilmente, almeno già un parlo per la mia fascia di età, riusciamo davvero a ritagliarci quel tempo necessario per pregare o passare anche un po' da soli. E il digitale ci permette di essere presenti in qualsiasi momento. Attraverso i social media, i messaggi istantanei o il sito parrocchiale, possiamo raggiungere anche chi raramente è in chiesa, ma che desidera mantenere un legame con la fede. L'esempio più classico sono gli ammalati, però è anche vero che oggi tantissime persone cercano di ascoltare la parola di Dio, una meditazione, anche diciamo se non hanno una difficoltà ad andare in chiesa, ma solo perché non riescono a vivere attivamente la parrocchia o perché si trovano in viaggio per lavoro o per studio. Quindi il digitale non è solo un mezzo per condividere avvisi e informazioni, ma uno strumento per costruire una comunità più ampia e diversificata. Se pensiamo alla trasmissione in streaming della messa, questa permette di portare appunto la celebrazione eucaristica nelle case di chi non può essere presente. E lo sappiamo benissimo, perché durante il periodo delicato della pandemia è stato l'elemento che ha tenuto insieme molte comunità, e tanti hanno raccontato come questo servizio svolto ha aiutato a sentirsi parte del corpo di Cristo, intorno allo schermo, a seguire una celebrazione. Allo stesso modo, la disponibilità online delle catechesi, sia essa in forma di registrazione o trascrizioni, consente a genitori, educatori e adulti impegnati di seguire un percorso di approfondimento spirituale in modo flessibile, ma così facendo arricchendo la partecipazione alla vita comunitaria. Il digitale è quindi molto più di una semplice vetrina. È uno strumento per rafforzare e diffondere il messaggio evangelico in modo capillare con una forza comunicativa senza precedenti. Andiamo per un attimo ai strumenti con cui interagiamo in ogni momento. Adesso vi dico dei dati che fanno un po' spaventare, ma ci fanno anche riflettere. Secondo i dati globali del 2024, abbiamo superato la soglia dei 5 miliardi di profili attivi sui social media, equivalenti a più del 62% della popolazione mondiale. E le ricerche mostrano che l'utente medio trascorre 6 ore e 40 minuti online ogni giorno, mentre l'utente tipico, così definito dei social, trascorre 2 ore e 23 minuti. Questi dati appunto ci devono far riflettere non tanto per trovare le soluzioni di blocco o di evasione, ma a come possiamo raggiungere questi quotenti e soprattutto fare in modo che il messaggio evangelico rimanga presente anche nei ritmi frenetici della vita moderna. E cosa possiamo fare? Di sicuro ogni parrocchia avrà la sua strategia, ma il fatto di condividere delle meditazioni quotidiane, momenti di riflessione o testimonianza di vita, sono contenuti che sicuramente diventeranno dei semi e che potranno toccare tante persone, indipendentemente dalla loro presenza fisica nella parrocchia. In questo modo si riesce a creare una cattedrale digitale che offre uno spazio per la riflessione spirituale in ogni momento della giornata. In un mondo dove la rapidità dell'informazione è dominante, il digitale ci potrebbe consentire di mantenere viva e presente la parola di Dio, adattandola ai tempi moderni. Se
Sempre nel documento La Chiesa in Internet, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali ribadisce il ruolo di Internet come uno strumento privilegiato per portare la Chiesa a chi non può frequentare fisicamente la parrocchia. Internet non è un mezzo per fare, non è solo un mezzo per fare comunicazione, ma un vero luogo dove noi Chiesa possiamo entrare in contatto con persone di tutte le età e provenienze. Questo, offerto dal digitale, è un mezzo di inclusività, dove nessuno si sente escluso neppure della vita parrocchiale. La lasciamo per il momento quelli che possono essere i rischi della rete. Pensiamo adesso al bene che possiamo fare. E in questo senso l'evangelizzazione digitale diventa un ponte. Ogni attività parrocchiale non solo raggiunge coloro che sono presenti fisicamente, ma continua a vivere oltre il momento specifico, aprendo la porta a una comunità più ampia e diversificata. Questa comunità digitale può sentirsi sostenuta, accompagnata e arricchita attraverso i contenuti e servizi che la parrocchia mette a disposizione online, sentendosi a sua volta parte integrante della missione della Chiesa. Mi sento quindi di affermare che il digitale è molto più del canale di comunicazione, è una vera estensione della nostra realtà di fede. È uno strumento che ci permette di essere accanto ogni giorno, in ogni momento e, se vogliamo, in ogni luogo. Ancora, attraverso il digitale possiamo continuare a realizzare quel mandato di Gesù di andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, rispondendo così alle esigenze del mondo moderno con uno spirito aperto e uno sguardo che abbraccia tutti. Per fare questo, però, dobbiamo fermarci e ripensare alla nostra pastorale, e forse in molti casi trasformare radicalmente, adottando una vera e propria cultura digitale. Basta però improvvisazione. La cultura digitale ha il potenziale di trasformare il modo in cui gestiamo la nostra pastorale, e questo ci porta a riflettere sulla necessità di adottare un approccio mediale orizzontale, un approccio che è strettamente connesso al cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo in questi anni. Tradizionalmente la comunicazione parrocchiale è organizzata in modo verticale, dall'alto verso il basso. L'informazione veniva trasmessa dal parroco o dal consiglio pastorale ai gruppi e poi ai singoli fedeli. Tuttavia oggi siamo chiamati a sviluppare una comunicazione orizzontale, in cui il dialogo tra la parrocchia e i fedeli è bidirezionale e i fedeli stessi sono protagonisti attivi della vita. Il cammino sinodale ci ha fatto conoscere una Chiesa che ascolta, dialoga e coinvolge tutti i suoi membri. Nell'esortazione apostolica Christus Vivit, Papa Francesco ha sottolineato l'importanza del dialogo e della partecipazione, soprattutto dei giovani, come elemento centrale della vita ecclesiale. Allo stesso modo, una pastorale mediale orizzontale favorisce una maggiore inclusività e partecipazione. Non si tratta allora solo di comunicare eventi e informazioni, ma dobbiamo creare degli spazi di ascolto reciproco. I mezzi digitali diventano strumenti privilegiati per vivere questa sinodalità nel quotidiano. Un aspetto chiave del cammino sinodale è l'idea che la Chiesa non sia più una struttura appunto gerarchica, ma un popolo che cammina insieme, dove ciascuno ha un ruolo e una voce. Allo stesso modo, una pastorale mediale orizzontale trasforma la comunità in una rete viva e interattiva, dove l'informazione non scorre in una sola direzione, ma circola liberamente tra tutti i membri. Piattaforme come WhatsApp, Facebook, gruppi di discussione permettono ai fedeli di esprimersi e partecipare attivamente, rafforzando il senso di appartenenza e creando un vero e proprio dialogo di fede. Questo scambio non si limita a chi può fisicamente essere presente, ma include anche chi per molte ragioni è lontano, anche se dobbiamo essere onesti. Oggi continuiamo anche ad utilizzare tutti questi strumenti in maniera virtuale. Lo abbiamo già detto, ma lo ribadiamo. La comunicazione pastorale non deve solo trasmettere informazioni, ma deve essere trasformativa, capace appunto di costruire ponti e favorire una collaborazione reciproca. La comunicazione mediale orizzontale riflette proprio questa dinamica. Attraverso i mezzi digitali si crea una pastorale che è in grado di accogliere, ascoltare e coinvolgere. E questo approccio non solo va a rafforzare il legame all'interno della nostra comunità parrocchiale, ma favorisce, o almeno dovrebbe farlo, anche una maggiore interazione tra le parrocchie del territorio, creando una rete di scambio e cooperazione più ampia.
Inoltre, il concetto di pastorale orizzontale è profondamente legato alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Il Sinodo ci invita a una Chiesa missionaria, che esce dalle sue mura per raggiungere coloro che sono ai margini. I media digitali offrono strumenti straordinari per ampliare questa missione, permettendo alla Chiesa di entrare in dialogo con persone che altrimenti sarebbe difficilmente raggiungibili. La capacità di ascoltare e coinvolgere, quindi, non solo rafforza il senso di essere comunità, ma apre nuovi spazi per portare il messaggio evangelico nelle case, nei luoghi di lavoro, ma negli spazi digitali frequentati quotidianamente. In questo senso, i mezzi digitali diventano strumenti di sinodalità, permettendo alla comunità di vivere un dialogo continuo, che va oltre i limiti delle celebrazioni liturgiche o degli incontri pastorali formali. Sviluppare una pastorale mediale orizzontale non è altro che abbracciare il percorso sinodale della Chiesa, dove comunione, partecipazione e missione si intrecciano per costruire una comunità di fede più unita e più vicina a tutti i suoi membri. Il digitale, se utilizzato con discernimento, diventa davvero quel ponte tra le parrocchie fedeli e tra i fedeli stessi. Il potere digitale risiede nella sua capacità di documentare, arricchire e diffondere esperienze di fede, oltre i confini della parrocchia fisica. Gli eventi sacramentali, le attività dell'oratorio, le giornate di volontariato comunitario non rimangono più confinate a chi vive e partecipa di persona. Attraverso la condivisione digitale, tramite foto, video, racconto o post, lo spirito di questi momenti viene reso accessibile a tutta la comunità, anche a coloro che non possono essere presenti fisicamente. Qui non mi riferisco al fatto di pubblicare 250 foto che non hanno nessun senso, ma pubblicare quelle foto o appunto raccontare qualcosa che possa poi stimolare gli altri a venire in chiesa e a vivere quel momento. Riflettiamo su quanto questo tipo di condivisione possa essere un veicolo potente per rafforzare i legami comunitari. Le esperienze condivise non solo raccontano la vita di una comunità, ma diventano appunto ispirazione viva che rimane impressa nella memoria collettiva, testimoniando la fede attraverso la quotidianità. Ogni fotografia o video pubblicato, ogni testimonianza condivisa sui social rappresenta una testimonianza tangibile della vitalità spirituale della parrocchia e della sua apertura all'incontro con l'altro. Non dobbiamo però cogliere il rischio di vedere il digitale solo come un mezzo per documentare, ma è un vero punto di connessione. Le relazioni parrocchiali non sono più limitate al momento fisico dell'incontro, ma possono continuare a crescere e svilupparsi grazie ai contenuti digitali. La condivisione digitale, inoltre, offre l'opportunità di creare una rete di parrocchie interconnesse, dove le esperienze di una comunità possono ispirare e sostenere quella di un'altra. Le piattaforme digitali diventano luoghi di comunione. I fedeli non solo seguono la vita della loro parrocchia, ma possono entrare in contatto con altre realtà ecclesiali, rafforzando ancora di più il senso di appartenenza a una Chiesa universale. L'evangelizzazione digitale, quindi, e la comunicazione parrocchiale, possiamo davvero vederle come due facce della stessa medaglia. I nuovi media rappresentano un'opportunità unica per costruire comunità più coese e partecipative, trasformando ogni fedele in un testimone e creando una parrocchia unita e aperta. Questo decennale ci aiuta ancora a riflettere su come possiamo costruire una sinergia tra evangelizzazione digitale e comunicazione nelle nostre realtà parrocchiali, così da rispondere sempre alla nostra missione di fede e di condivisione. Grazie Michelangelo per questa introduzione a questo tema. Non hai fatto altro che quello che certamente la comunità voleva ascoltare, cioè approfondire questa sinergia tra evangelizzazione digitale, che è appunto uno degli strumenti fondamentali adesso della nostra Chiesa, delle nostre comunità, dei nostri gruppi, insieme con la comunicazione parrocchiale o interparrocchiale. Dicevi bene che non deve servire soltanto per dare avvisi, ma per comunicare, per trasmettere valori, per trasmettere
innanzitutto e soprattutto il Vangelo, presentando non soltanto il testo del Vangelo, ma come si vive il Vangelo all'interno delle nostre comunità. E questo diventa veramente una delle proposte, una delle opzioni che il nostro gruppo, la nostra equip dovrà appunto affrontare. Adesso ascoltiamo il dottor Luigi Sparapano, il quale, ecco, presenterà un pochino le linee programmatiche definite dal Magistero della Chiesa e in particolare sul documento del Dicastero per le comunicazioni sociali pubblicato nel 2023. Il titolo è «Verso una piena presenza, riflessione pastorale sul coinvolgimento di social media». Quindi notiamo come queste azioni pastorali che noi stiamo compiendo o che i vari gruppi, le varie parrocchie o diocesi stanno compiendo, è proprio perché è il Papa, il Magistero della Chiesa, che desidera appunto questa maggiore apertura per la comunicazione della parola del Signore e della nostra vita cristiana. Do subito la parola a Luigi. Grazie Don Raffaele, grazie per l'invito, grazie anche a Don Angelo Antonio, al direttore Michelangelo, a Maurizio, che sta dietro, vice direttore, che è nato anche in questa equip, si è affacciato a livello diocesano anche grazie all'equip delle comunicazioni, e a Marcello per l'invito e tutta l'equip, e a tutti quanti voi. Io sto parlando di dottori, sembra che siano in ospedale qua, ma siamo amici e ci conosciamo da tanto tempo. Io sono molto contento, a parte diciamo i convenevoli, di essere qui, perché questa è una ricorrenza unica, non ce ne sono altre in diocesi, non ci sono anniversari di altre parrocchiali delle comunicazioni. È la prima e l'unica equipe costituita e che ha visto appunto i suoi natali nel 2014, quando in diocesi diciamo eravamo nel pieno. Sì, chiedo scusa, sono anche un po' raffreddato. Quando in diocesi eravamo un po' nel pieno di questo rinnovamento sul piano della comunicazione. Non che la diocesi sia inventata da poco il tema della comunicazione, è un'attenzione molto antica. Pensate, questa è diciamo un'anticipazione, dovrebbe uscire fra qualche settimana un libro sui 100 anni di Luce e Vita. E in questo libro, che è un bel volume, io mi sono occupato di ricostruire tutto il tema della comunicazione sociale in diocesi, non solo attraverso il giornale, ma tutti gli ambiti. E ho potuto notare come attraverso il giornale, perché era l'unico strumento di comunicazione, questa attenzione alle comunicazioni sociali è sempre stata alta in diocesi. E non appena il Concilio Vaticano II ha indetto la giornata delle comunicazioni sociali, che è l'unica giornata che il Concilio ha detto di celebrare ogni anno, quella delle comunicazioni sociali, dal 1967 ogni anno il giornale ovviamente riportava il messaggio del Papa, che no, fino ad oggi ogni anno esce questo messaggio. Ma poi andando avanti ci sono tante altre riflessioni di Monsignor Leonardo Benedini, e poi di Don Primo Amato, e poi degli altri direttori, che hanno tenuto alta questa attenzione. Poi con l'avvento delle nuove tecnologie, e lei ha cominciato anche il servizio, abbiamo dovuto riformulare il nostro impegno, per cui il giornale era il canale fondamentale di comunicazione, ma non era più l'unico canale, e quindi il sito, e l'altro sito, e poi i social, e tutto questo l'abbiamo fatto insieme. E l'equipe della vostra parrocchia è stata, come dire, profetica su questo, perché ha attivato da subito determinate modalità di comunicazione e ha pensato da subito, cioè ha avvertito da subito l'esigenza che questo non è un compito che può fare una persona, due persone in parrocchia, ma c'è bisogno di un'equipe, perché tanti sono gli ambiti della comunicazione, e dico ambiti, come giustamente ha detto Michelangelo, perché questi non sono strumenti, no? Mi ricordo, ecco, rileggendo un po' questi temi sulle varie annate di Luce e Vita, Enzo Zanzarella, che era vice direttore dell'Ufficio Comunicazione Sociale al tempo di Monsignor Nero, avendo partecipato ai primi convegni che si facevano a Roma, scriveva sul giornale e cercava di far capire che questi non sono mezzi. La televisione non è un mezzo, la radio non è un mezzo, internet e i social non sono dei mezzi, sono dei luoghi,
sono dei luoghi da abitare da cristiani, sono dei luoghi. Pensiamo alla televisione, io, diciamo, se volete un po' la programmazione pomeridiana fino alla sera di Teledeon e di Canale 5 e di Rai 1, ve la posso dire tutta. Perché facendo, stando in cura con mia madre, che è molto anziana, bisogna stare lì, e meno male che c'è la santa televisione, con santa televisione, perché se arriva a momenti di estenuazione, diciamo, insopportabili, allora la televisione ti dà questa chance, no? Ti scandisce quando meno il tempo, perché mia madre sa che a quell'ora deve accendersi il rosario, e quindi la sua vita è anche regolata da questi tempi. E anche la mia vita adesso regolata. Se volete qualche informazione anche su Terramara, Endless Love, ve le posso dare, sono abbastanza informato. Uomini e donne no, si fa alle 2, non lo vedo. Mentre le programmazioni serali, per esempio, quando sta la sera, adesso fanno il giovedì Endless Love, mia madre si sente bene, mi passano i dolori e si sta fino alle 11:30. Dice, tu devi stare lì ad aspettare per poi mettere. Ma se non ci fossero queste cose sarebbe una tragedia ancora doppia, diciamo, a cui dire chi non può uscire di casa. Ecco, quando ci sono i convegni diocesani, le celebrazioni diocesane, io con il tablet gli faccio seguire la messa, gli faccio seguire i convegni, e lei vuole seguire, lei come tanti altri. Quindi capite, questi non sono mezzi. Lei, e anche io con lei, non potendo venire a Molfetta, stiamo a seguire la messa del vescovo, a seguire il convegno, attraverso questo lo strumento, diciamo, il tablet. Ma quello che c'è dentro è Monsignor Marco Cornacchia, è Don Raffaele, è chi viene a parlare, è il relatore. Certo, a distanza, ma è lui presente. Per cui il virtuale è reale. Il virtuale è reale. Primo comandamento, prima legge del decalogo della comunicazione non ostile. Il virtuale è reale. Il virtuale è il mezzo. Come la mia voce non vi arriva naturalmente, vi sta arrivando attraverso le topalanti, ma è la mia voce, anche con un suono meccanico. Quindi questo è importante. Allora, dicevo, la vostra equipe si rese conto che tante cose da portare avanti, il sito, il giornale, la diretta Facebook, vedete quante telecamere, non si può fare da soli, c'è bisogno di una equipe. E questa idea che Marcello aveva elaborato, mi portò questo statuto e voleva, non la mia approvazione, il mio parere, mi portò a dire a Marcello, aspetta un attimo, perché questa, se voi l'avete già sperimentata come esigenza, sarà un'esigenza che sarà un po' di tutti, di tutte le parrocchie, quando entreremo un po' più nel pieno, ecco, dell'utilizzazione e dell'animazione di questi mezzi. Infatti poi nel 2015-16 pubblicammo un vademecum per l'equipe comunicazioni parrocchiali, dato Michelangelo, per l'eco parrocchiale, la chiamiamo così tanto perché è l'acronimo di equipe comunicazione eco, e poi perché l'equipe comunicazione deve essere proprio l'eco della parrocchia, quindi dare voce alla comunità. Facciamo questo documento che anche da Roma mi chiesero che se riuscivamo ad elaborarlo ancora meglio poteva diventare un documento anche nazionale. Onestamente poi c'è stato il Covid, diciamo, la morte del vescovo, l'ingresso dell'altro vescovo, abbiamo avuto poi il Papa, poi il Covid, insomma questa cosa un po' è passata in secondo ordine, però era rimasta così. Quindi è stata una cosa profetica questa esperienza dell'equipe. E quindi è importante ed è l'unica, sperando che questa dinamica possa attivarsi anche nelle altre parrocchie, dove sì, si fanno delle attività, pubblicano l'oratorio, pubblicano le cose, però stiamo ancora ad un livello, diciamo, di vetrina, ecco, come diceva Michelangelo, cioè semplicemente di avvisi da dare. Pochi stanno utilizzando gli spazi di comunicazione come spazi di evangelizzazione. È bella l'esperienza della Madonna della Rosa con il podcast, l'hanno presentato anche a TV2000 l'altro giorno, perché è un'esperienza bella dove i giovani mettono in campo il loro protagonismo e le loro idee attraverso lo strumento di un podcast, cioè di una radio digitale. E non stanno lì a trasmettere gli appuntamenti della parrocchia, stanno lì a discutere i temi, a ragionare, a confrontarsi con esperti. Quindi aumentano quello che poteva essere la vita della parrocchia fisica, diciamo fisicamente chiusa nella struttura. Quindi il senso di questa equipe è importante e lo dà addirittura il dicastero di cui ha parlato Don Raffaele, il dicastero Vaticano per la comunicazione, che nel 2022 sì, ha fatto questo documento molto lungo, molto corposo, che si intitola Verso una piena presenza, riflessione pastorale sul coinvolgimento con i social media. Alla fine di questo documento,
La nostra creatività, pertanto, può essere solo il risultato della comunione. Non è tanto il risultato di un grande genio individuale, quanto il frutto di una grande amicizia. In altre parole, il frutto dell'amore. Come comunicatori cristiani siamo chiamati a testimoniare uno stile di comunione che non sia fondato solo sull'individuo. Non è più questione che il parroco si trova il ragazzo bravo che gli carica le fotografie, le locandine, oppure lo fa direttamente il parroco in maniera anche maldestra, tanto cioè pubblicare tutte le foto dell'oratorio, tutte le cose che facciamo. Non è questa l'idea che la Chiesa, diciamo, vuole per la rete, per internet, è un'altra cosa. Ma su un modo di costruire la comunità e l'appartenenza. Il modo migliore per trasmettere un contenuto è mettere insieme le voci di coloro che amano quel contenuto. Ora l'equipe, che è rappresentanza della parrocchia, è questa espressione di comunione che ama la propria parrocchia e che la mette in rete con competenza. Adesso lo vediamo. Lavorare insieme come squadra, fare spazio a talenti, provenienze, capacità e ritmi diversi. Ognuno fa qualcosa, ognuno ci mette le sue risorse. Co-creare bellezza in una, tra virgolette, creatività sinfonica. È in realtà la più bella testimonianza che siamo davvero figli di Dio, riscattati dall'essere preoccupati solo di noi stessi e aperti all'incontro con gli altri. Mi sembra la fotografia del lavoro che voi in questi anni, in questi 10 anni avete fatto e che state continuando a fare, che è un'esperienza più che altro di amicizia che vi lega, e questa amicizia è così forte, così piena anche di fede, che apre poi a queste forme di servizio ad extra attraverso i media. Questa è la dinamica. Quante volte ci siamo detti: per l'animazione alle comunicazioni sociali non servono i tecnici, altrimenti andremo ad attingere ad agenzie. Quando è stato fatto il primo sito diocesano, Mimmo Amato fece il primo sito diocesano, www.diocesimaffetta.org, io poi ho ritrovato pure il contratto con l'azienda Amra, il sito fu fatto in 448, c'erano tutte le pagine, tutte le sezioni, però una volta fatto era rimasto morto. Perché andava caricato, andavano messe le notizie. E chi le mette queste notizie? Il vescovo? Don Mimmo? O chi? Quindi il sito rimase lettera morta, perché non c'era chi caricasse, chi alimentasse questa cosa. Quindi affidare ai tecnici queste cose è facilissimo. Chiamo il fotografo, chiamo l'agenzia che fa la diretta della parrocchia. Quello viene, fa il servizio, lo paghi e se va. Non ha fatto un servizio di comunione, ha fatto un servizio tecnico. Certe volte serve. Cerimonie importanti, serve, diciamo, una mano di aiuto più tecnica. Ma non è questa l'evangelizzazione attraverso i media. Quindi tocca agli animatori della comunicazione, non più come individui ma come equipe. Quindi è un lavoro che dobbiamo rilanciare senz'altro, che dobbiamo riprendere, che devo dire anche il Sinodo ci dice nei lineamenti, nel documento che è uscito nei lineamenti, dice a un certo punto favorire l'acquisizione di competenze nella comunicazione sociale a livello diocesano e parrocchiale, così come nella comunicazione digitale e dei social media, valorizzando soprattutto i punti di vista, le capacità e le creatività dei giovani. È ciò che, Raffaele, la tua equipe ha fatto in questi anni. Dicevi tu, erano giovani, ma stanno diventando vecchie, però si è giovani nel cuore. Si è giovani nel cuore. Quindi vedete, il sinodo dice cose che voi avete già fatto, cioè cose che voi state facendo. Quindi per questo dico, è profetica la vostra azione. Peccato però che in diocesi, per esempio nel programma di quest'anno, al paragrafo linguaggio e comunicazione, non si dice proprio questa cosa, si dice riflessione più approfondita sul linguaggio, sulla comunicazione, riferimento all'età giovanile, e va bene. Momenti di spiritualità per giovanissimi e giovani utilizzando il linguaggio e gli strumenti adatti alla loro età, va bene? Percorsi nuovi di coinvolgimento delle famiglie che mettono al centro l'educazione e l'affiancamento dei propri figli. Non ci siamo scordati che noi viviamo qualcuno 6 ore, qualcuno 2 ore, i ragazzi molto di più sulla rete tutti i giorni. Ci siamo dimenticati che noi ci innamoriamo e ci tradiamo attraverso la rete, attraverso WhatsApp. Ci dimentichiamo che compriamo, vendiamo, mettiamo su Vinted le cose che non ci vanno più bene, ma poi incontriamo persone, incontriamo anche affetti. Io quando gli ultimi corsi prematrimoniali che facevamo in parrocchia, primo incontro dove vi siete conosciuti, a
aumentavano sempre più le coppie che, diciamo, che si erano conosciute su Facebook. All'epoca c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era Insta, nemmeno WhatsApp. Quindi ci siamo dimenticati che noi viviamo gran parte, anche i sacerdoti si dimenticano che pur durante, non dico durante la messa, ma qualcuno ci riesce pure, anche durante gli incontri non si può fare a meno di vedere il cellulare, anche incontri ristretti, diciamo, è pure brutto, diciamo, uscire il cellulare. Ci siamo dimenticati che noi viviamo di questo. E come mai in una programmazione pastorale questo ambito non esiste? E io l'ho detto a Don Pinto anche quando abbiamo fatto il convegno, ma non esiste. Quindi sono attenzioni che non si può sbagliare su questo, perché è questo il futuro. È questo il futuro, piaccia o non piaccia. C'è questa parte di noi che vive online, cioè vive sulla rete. Allora noi lì dobbiamo raggiungere, come ha detto Michelangelo, le persone in maniera competente. Io non vi posso presentare il documento perché è lunghissimo. Presenta intanto, come dire, fa un excursus ma molto veloce di tutti i documenti che la Chiesa ha elaborato su questo tema. La Chiesa è molto avanti, quando dico la Chiesa, diciamo sui documenti, è molto avanti su questi temi, molto avanti, vede molto oltre. Quando escono i messaggi per la giornata delle comunicazioni sociali ci sono intuizioni molto avanti rispetto invece alla vita concreta delle parrocchie, che è molto indietro, molto indietro. E allora su questo gap noi dobbiamo un po' darci da fare come diocesi, come parrocchia. E il vostro esempio, diciamo, è esemplare, scusate la ripetizione. Quindi il documento rielabora un po', riepiloga tutti i documenti della Chiesa, il grande magistero che è stato pubblicato sulla Chiesa, e mette in evidenza poi una serie di insidie, no? Alcuni rischi che ci sono, che non possono essere sottaciuti perché sono anche molto pericolosi, però mette in evidenza come ormai la presenza sui media è una presenza pervasiva, cioè non ci stiamo dalla mattina alla sera. Ma quanti di noi la sera prima della compieta o saltano la compieta ma mandano i messaggi di buonanotte, di pacetto agli amici e agli amici? Quanti di noi la mattina prima delle lodi o saltano le lodi e devono cominciare a mettere buongiorno, quindi questa esperienza, diciamo, è pervasiva. Ecco perché nel documento sta scritto: serve una grande educazione all'uso dei media, serve una grande educazione, anche un'attività di autocontrollo, quindi di darsi dei tempi su questo. Il documento dice di darsi anche degli spazi di stop. Vi ricordate quando in una quaresima abbiamo fatto il Venerdì Santo, lo No Smartphone Day? Lanciamo in una quaresima 2019, prima del Covid, tutti i venerdì di quaresima possiamo evitare di usare il cellulare. Aderirono 200 persone, ma non so quanti poi misero in pratica. È perché c'è da fare anche questa dieta, diciamo, da tecnologia, perché siamo molto condizionati da questo. Noi più dei bambini, dei ragazzi. Noi più dei ragazzi. Quindi il documento presenta delle strade, dei pericoli, per esempio il pericolo commerciale. Il pericolo commerciale. Noi, tutto quello che noi facciamo sembra che sia gratis, ma gratis non è. C'è la famosa frase che lì dove non paghi, quello che non paghi, vuol dire che il prodotto sei tu. Io non pago Facebook, giusto? Qualcuno però pagherà. Vuol dire che lì sono io il prodotto che Facebook sta vendendo agli altri. Lo sapete benissimo, no? Quando voi fate una breve ricerca, non so, voglio vedere le scarpe, dal minuto dopo ti arrivano tutte le pubblicità di scarpe. Ecco, perché Facebook ha captato che tu sei interessato alle scarpe, ha mandato i messaggi attraverso gli algoritmi a tutte le aziende che pubblicizzano le scarpe su Facebook, e quelle ti mandano tutti i messaggi. E non ti ritroviamo per diverso tempo, finché non cambi argomento. Penso che questa è un'esperienza che conoscete tutti, no? Quindi sembra che sia gratis, ma lì dove è gratis, ciò che non si paga, vuol dire che tu sei il prodotto, tu sei il bene di consumo. E quindi noi siamo non consumatori, ma il prodotto che viene consumato dalle aziende, dalla pubblicità, dal commercio. Allora anche su questo dovremmo un po' cautelarci. Quindi un problema è questo della commercializzazione della comunicazione. L'altro è quello della verifica delle fonti, questo è un grosso problema, verifica delle fonti di informazione, tutto ciò che ci passa ci beviamo, anche le cosiddette fake news, tutto ciò che ci passa ce lo beviamo,
Adesso con l'intelligenza artificiale è tutto ancora più complicato, perché quello che ci passa sembra molto verosimile. Anche le immagini, vi ricordate l'immagine del Papa con il cappotto, come si chiama quella marca, quello bianco, no? Molto costoso, eh? Il Moncler era stato fatto con l'intelligenza artificiale e molti giornalisti c'erano cascati, perché l'intelligenza artificiale sia sul lato testuale che sul lato delle immagini e video è molto raffinata. Vedete che anche molte immagini di guerra che passano sui social non sono reali. È facilissimo, io ho fatto un altro corso quest'estate, la scuola ci sta obbligando a questo, è facilissimo sostituire degli sfondi, chiedere all'intelligenza artificiale, creami uno sfondo con le case diroccate, con le bombe, mettimi questo, la foto viene pulita come se fosse vera. E quella potrebbe anche essere venduta, diciamo, fatta girare. Chi va a verificare le fonti? Per non parlare delle fonti testuali. Quindi un altro problema è quello di verificare che cosa ci passa attraverso la rete. E poi ancora la questione è che nella rete sembra che siamo tutti uguali, tutti liberi, in realtà non lo siamo. Siamo aggregati per interessi. Cioè gli algoritmi, cioè chi gestisce un po' i social, vedono i tuoi interessi, le tue qualità, le tue propensioni e ti uniscono a gruppi uguali a te, quindi gruppi di interesse, delle bolle si chiamano. E quindi non è vero che la rete è molto libera, la rete fa delle selezioni. L'altro elemento di grande divisione è il digital divide, cioè il fatto che anche su questo ci sono delle divisioni, non tutti stiamo in rete, è vero che siamo 6 miliardi, ma ce ne sono tanti altri che non stanno sulla rete, quindi anche questa è una povertà, lo si vede anche a scuola, ragazzi che sono molto ferrati, che sanno usare tutto, ragazzi che non hanno questa possibilità, non hanno tecnologie e sembra che siano indietro rispetto agli altri. E i genitori che devono per forza comprare il telefono al figlio, anche se non ha avuto la prima comunione, perché sennò il figlio viene emarginato dagli altri e non si possono trovare per uscire, non possono comunicare, non si possono dare i compiti. Quindi genitori che non si possono permettere il cellulare al figlio, ma glielo devono dare, perché altrimenti il figlio viene discriminato, viene messo da parte. E questo, diciamo, moltiplicandolo, il cosiddetto appunto digital divide, e quindi discriminazione orale. E ce ne sono altri rischi molto importanti. Però accanto ai rischi poi la Chiesa dice, ok, però questa è una nuova realtà che abbiamo. Papa Benedetto XVI disse che internet era un dono di Dio perché è frutto dell'ingegno umano e noi questo ingegno lo dobbiamo utilizzare. Ed elenca una serie di attenzioni che come Chiesa dobbiamo mettere in campo. Io, ripeto, non vi posso leggere tutto questo perché sarebbe noioso, però ho sintetizzato in 10 punti, ve li dico senza più di tanto, che cosa potrebbe fare la parrocchia per mettere in pratica quello che il documento dice. E io sono onesto, ho interrogato un'intelligenza artificiale e ho detto, senti, questo documento trasformalo in 10 punti, in un decalogo, che cosa deve fare una parrocchia per mettere in pratica questi punti? L'ho fatto, l'ho rivisto, l'ho ritoccato, diciamo che ha detto delle cose pure giuste, perché non fa altro che prendere i concetti, diciamo, ed elaborarli. E io ve li dico, però ovviamente li ho modificati perché vanno adattati. Allora, che cosa può fare l'equipe di San Bernardino, o meglio, che cosa può continuare a fare l'equipe di San Bernardino? Primo, testimoniare la fede autentica. La parrocchia quindi deve essere una presenza trasparente e autentica sui social, evitando ogni forma di ipocrisia o manipolazione. E il messaggio cristiano deve essere al centro della comunicazione di una parrocchia, non altro. Lo dice l'intelligenza artificiale, pensate. Secondo, favorisci il dialogo e l'ascolto. I social non devono essere unidirezionali, che l'angelo parlava di comunicazione verticale, ma luoghi di scambio, di ascolto reciproco. Il documento invita le comunità ecclesiali a favorire un dialogo aperto dove ci sia spazio per le domande, i dubbi e i confronti. Quindi se io metto una cosa in rete non devo eliminare i commenti, mi devo accettare i commenti e dare delle risposte con uno stile che è nostro, che è quello del dialogo, della contrapposizione pacifica, diciamo, non della lotta, non dei commenti ostili, quindi violenti. Terzo, educa all'uso responsabile dei social.
tra le tante cose che dobbiamo fare in parrocchia, dovremo fare degli incontri, anche e soprattutto quelli adulti, di educazione all'uso dei social, analizzando però, facendo dei casi di esempio, non facendo delle lezioni teoriche come quella che sto facendo io, ma prendendo dei casi, delle situazioni e analizzando come mi sono comportato io, come si è comportato questo, che risposta è stata data, quindi facendo degli studi di caso, in modo che si capisce bene come mi devo comportare. 4. Diffondi messaggi di speranza e di pace. Come parrocchia non possiamo aggiungere polemiche, no, dobbiamo portare messaggi positivi, di pace, di speranza. Questo è il Vangelo. Evitare quindi la violenza, il linguaggio violento, negativo, ostile. La parrocchia può condividere messaggi che edificano, promuovendo la pace, il perdono e la solidarietà. Sii presente con costanza e qualità. Questo, diciamo, a voi non va detto, perché voi già lo fate. Non si tratta di pubblicare una volta tanto, ma avere un piano della comunicazione parrocchiale. E la vostra equipe aveva nello statuto che all'inizio di anno si fa una programmazione, si vede un po' quali sono gli eventi parrocchiali, come facciamo a proporre, diciamo, ad essere presenti con i media in tutti questi eventi, quindi fare un piano di comunicazione, non è così estemporaneamente. Quindi io so che ogni giovedì esce il commento del parroco, ogni domenica seguo la messa delle 10 nella mia parrocchia in diretta streaming, se non ci posso andare, e non so quant'altro, insomma, si possa fare. Quindi avere un piano organico, una programmazione costante, come sono i palinsesti, diciamo, di una televisione, di altri ordini. Così come faccio il catechismo. Se il catechismo lo faccio ogni settimana alla stessa ora, al mio gruppo, anche questa presenza in rete deve essere garantita in maniera costante. Ecco perché serve un'equipe, ecco perché serve una comunità e non solo il pallino di qualcuno. Quindi costanza e qualità. E qualità, che se io metto un video, una cosa e non si sente bene, uno lascia e se ne va. Quindi qualitativamente, questo vuol dire anche investimenti, vuol dire anche attrezzare almeno il necessario per fare un servizio dignitoso, che uno almeno capisce che cosa si sente, non si deve disturbare, no, nell'audio e nel video. Adottare un linguaggio inclusivo e accogliente. Il documento sottolinea l'importanza di utilizzare il linguaggio che non escluda, quindi non che non usi i termini ecclesialesi, quasi da scuola di teologia, ma che parli il linguaggio del popolo, che spezzi certi concetti difficili con il linguaggio accessibile a tutti, senza esclusioni. Concludo, offri spazi di preghiera e spiritualità. Sì, c'è gente che non vuole venire alla chiesa. Che facciamo? Peggio per lei? Tocca a noi azionare quei sagrati digitali, cioè io ti invito, ti giungo in casa, cerco di agganciarti, per poi tentare di farti venire in chiesa. Lo scopo è quello dell'incontro personale. Però c'è gente che non può venire, mi facevo il caso di mia madre o di tante situazioni, perché non raggiungere queste persone? C'è la catechesi quaresimale del padre solo per i 4 gatti che vengono? E perché non metterla in rete per qualche altro gatto che non vuole venire o che non può venire? È un modo per essere presente. Quindi offrire spazi di preghiera e di spiritualità anche online, l'abbiamo fatto durante il Covid. Accompagnare nelle fragilità, essere presenti sui social significa anche stare vicini a chi vive situazioni di difficoltà o di fragilità, mostrando compassione e vicinanza. In tutto il documento l'icona biblica è quella del buon samaritano, il documento Vaticano. Poi creare sinergie con altre realtà, dicevamo noi, lo dice l'intelligenza artificiale che sa capire bene i documenti. Creare sinergie, anche questo è il discorso di Cesano, degli animatori della comunicazione, dei laboratori che dovremmo rilanciare, riprendere e interfacciare anche i siti. Quando abbiamo fatto i siti parrocchiali, uno andava sul suo sito parrocchiale e vedeva anche le cose delle altre parrocchie, quindi c'era una certa comunione digitale. Dovremmo riprendere queste strategie di interfaccia tra le varie parrocchie, che noi 36 parrocchie siamo Milano o altre diocesi. Quindi è bene questo, anche se poi ognuno individualmente può seguire tutte le parrocchie che vuole sui social, può seguire la pagina della parrocchia cattedrale, quindi questo sì, però delle forme di interazione tra di noi ci potrebbero essere, per esempio delle pubblicazioni, delle trasmissioni, qualcosa che tutti i siti parrocchiali, tutti i profili, le pagine Facebook parrocchiali alla stessa ora pubblicano, diciamo, trasmettono un certo documentario, una certa cosa. In questa maniera si mettono insieme le forze,
se Don Raffaele fa delle meditazioni online, non le trasmettiamo solo sulla pagina della parrocchia San Bernardino, attraverso gli animatori delle parrocchie lo facciamo rimbalzare su tutte le pagine delle parrocchie, quindi si crea veramente un'interazione, una comunione non solo tecnologica, ma veramente di chiesa. E poi contrastare la disinformazione e la polarizzazione. Un sito parrocchiale, una pagina parrocchiale non si polarizza pro o contro qualcuno, specialmente in politica, ma cerca di essere, diciamo, imparziale, equilibrato, non mancando, quando c'è da denunciare, di denunciare delle ingiustizie che pure non mancano. Quindi anche questo è uno strumento. Certe volte si fanno i comunicati, no? Si fanno dei comunicati stampa, certe cose. Se ci sono delle ingiustizie, perché non comunicarle, però sempre con il linguaggio e con i modi che sono nostri di chiesa e non di quelli che sparano, no? Il leone da tastiera, che vomitano di tutto, di più contro le persone, salvaguardando sempre la persona. Quindi anche questo, no? È un obiettivo che un'equipe comunicazione deve fare, quello di farsi anche voce delle ansie, delle ingiustizie, anche delle cose belle che accadono nel proprio territorio. E questo è con sinergia con il Consiglio Pastorale, con tutti i membri della parrocchia. No. Quindi io ho detto queste cose, ripeto, che forse non vanno dette a voi, non andavano dette a voi, perché avete un'equipe che queste cose le fa già e le può fare sempre meglio, no? Non utilizzare. Però, siccome è un anniversario, e quindi gli anniversari vanno celebrati, quindi ci ridiciamo a queste cose. Che cosa avevo pensato di dirvi per chiudere? Non me lo ricordo più, ma va bene così. Grazie. Grazie Luigi, proprio di questo tuo intervento, che soprattutto attraverso il decalogo ha fatto comprendere effettivamente quello che noi come equipe, ma qualsiasi equipe, qualsiasi parrocchia dovrebbe operare per la evangelizzazione. E questo proprio sotto il suggerimento del Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti, che, ecco, sollecitano le nostre comunità a farci vivere questa esperienza dei media, ma soprattutto di sinergie con tutte le altre comunità. Grazie di vero cuore, anche perché sia Michelangelo come pure anche tu Luigi, ecco, siete veramente degli esperti sotto questo aspetto. E la nostra diocesi vi ringrazia per tutto il lavoro che voi state svolgendo. Adesso, ecco, passiamo, prima di passare la parola a Marcello, e posso dire che è colui che sta dando l'anima a questa equipe, è da 10 anni che si sta impegnando in questo settore, coinvolgendo anche tanti altri componenti della comunità parrocchiale. E proprio quest'anno vedo che l'equipe si è allargato sempre di più, e questo fa piacere non soltanto a me, ma a tutta la comunità. Ecco, prima di dare la parola a Marcello, vediamo questo video inviatoci da Suor, è difficile il nome, Sischia, cofondatrice del movimento ecclesiale Mission. Questo movimento associazionistico è stato costituito in occasione del Sinodo Digitale nel 2022. E ad essa aderiscono missionari digitali e influencer cattolici, tra cui la nostra parrocchia esprime un componente. Marcello è in diretto contatto con questa suora spagnola. Il suo obiettivo principale è quello di educare e formare gli evangelizzatori digitali. Per questo motivo abbiamo chiesto a Suor Xichia un video in cui descriverci la figura del missionario digitale. Quindi vediamo un pochino con la voce. La missione digitale è una realtà nella Chiesa da anni, perché ci sono missionari digitali, cioè persone che annunciano la buona novella di Cristo attraverso i social network. E perché nella rete ci sono persone che non conoscono Cristo o che non sono battezzate e non frequentano le parrocchie.
e la Chiesa ha indubbiamente riconosciuto questa realtà. Da un lato, ha ripreso l'ascolto che abbiamo fatto attraverso i social network. Dall'altro, il documento di sintesi finale dell'Assemblea dello scorso anno ha dedicato un intero capitolo alla missione digitale, il 17. All'inizio di questo anno, Papa Francesco ha istituito una commissione per studiare la missione digitale. Questa commissione consegnerà il suo risultato nel luglio del prossimo anno. Inoltre, nell'Assemblea di questo anno abbiamo anche riflettuto sulla missione digitale nella Chiesa, come uno dei nuovi luoghi di evangelizzazione. La sinodalità non si realizzerebbe pienamente senza la missione digitale. Questo è il nuovo spazio dinamico dove molti si trovano inconsapevolmente ad aspettare che Gesù Cristo salvi la loro vita. I missionari digitali sono già stati riconosciuti come una realtà nella Chiesa, ma abbiamo bisogno di pastori che ci accompagnino, ci aiutano a formarci, non solo nell'aspetto tecnico, ma soprattutto in quello spirituale e teologico. In un mondo polarizzato, soprattutto nelle polarizzazioni delle reti sociali, è più che mai necessario vivere la missione digitale in questo modo. La digitalizzazione deve essere umanizzata e evangelizzata. Non è possibile che le guerre, le divisioni e le polarizzazioni siano generate dai social media e che non siamo presenti per mettere Cristo in mezzo a questa realtà. Per tutto questo sarebbe auspicabile che le conferenze episcopali e le diocesi avessero un responsabile della missione digitale che possa accompagnare e formare i missionari digitali. Vi ringrazio molto per il vostro lavoro, per la vostra riflessione e per le vostre decisioni ispirate dallo Spirito Santo che prenderete sicuramente in questi giorni riguardo alla missione digitale. Che lo Spirito Santo ci aiuti a vivere la missione nella sinodalità. Benedizione. Grazie di cuore. Abbiamo fatto l'esperienza dei media come, ecco, a livello, possiamo dire, internazionale, noi nella nostra realtà parrocchiale e cittadina, ecco, abbiamo ascoltato una bella testimonianza, forse poi una responsabile di questo movimento, di questo cammino. Per ultimo, mi dispiace, per ultimo, diamo la parola a Marcello, che è l'animatore di tutto questo. Se noi questa sera siamo qui e stiamo festeggiando i dieci anni di questa equipe, lo dobbiamo innanzitutto e soprattutto alla costanza, alla perseveranza, posso dire anche alla cocciutaggine di Marcello che, ecco, giorno per giorno, momento per momento, lavora per poter, ecco, offrire a tutti quanti noi e a coloro che sono in collegamento con i media, ecco, queste notizie, ma soprattutto questa evangelizzazione. Ti dico già da adesso grazie Marcello, ma vogliamo sentire un po' la tua parola e la tua esperienza. Allora, anzitutto io ringrazio voi per essere qui e ringrazio sia Gino, sia Michelangelo, sia Don Raffaele e Don Angelo. Ecco, entrambi hanno spinto molto per far sì che ci fosse questo tipo di meeting, di incontro. E ringrazio anche Suor Sischia, ecco, per averci dato un video con... anche se breve, ma con degli spunti che secondo me andrebbero approfonditi. Ringrazio anche Don Maurizio, che credo sia ancora qui. No, è già andato, ok? E Alessandro, Susanna di Luce e Vita. Non credo, non so se ci sono altri animatori della comunicazione o quant'altro. Ok.
Quello che vi voglio dire ha essenzialmente lo scopo di comprendere come e perché noi abbiamo dato vita a questo gruppo. Il senso di questo meeting era appunto partire dai concetti per poi scendere alla concretizzazione. E voglio partire da quello che San Giovanni Paolo dice agli animatori della comunicazione in un convegno del 2002. Lui dice: in questo campo servono operai che con il genio della fede sappiano farsi interpreti delle odierne istanze culturali, impegnandosi a vivere questa epoca della comunicazione non come tempo di smarrimento, noi a volte pensiamo che sui accada chissà cosa, che non siano buoni, no? Ma come tempo per la ricerca della verità e per lo sviluppo della comunione tra le persone. Genio della fede, la ricerca della verità, lo sviluppo della comunione. E poi un altro passaggio del direttorio delle comunicazioni, che è un po' il testo di base. Al numero 121 ci dice che l'animatore dovrà aprire nuovi percorsi pastorali nell'ambito della comunicazione e della cultura, attraverso i quali raggiungere persone ed ambiti spesso periferici. Qui si dice tutto. Su questi pochi mattoncini, noi nel 2014 abbiamo costruito, si potrebbe dire dal nulla, questo gruppo. Dal nulla perché nel 2014 esistevano alcuni uffici nelle diocesi e da uno screening del web non abbiamo individuato in tutta Italia dei gruppi, dell'equipe di questo genere, e a quel punto abbiamo pensato di darci noi delle regole, no? E uno si può dire: sì, siamo partiti da zero, ma darci delle regole a che pro? A che serve? Le regole hanno un senso perché ci consentono di dare una struttura chiara e condivisa con tutti gli altri, di darci una identità che è forte, ed è questa che poi ci ha consentito di continuare nell'arco di ogni anno, di ogni giorno. Con le regole si danno dei ruoli e dei compiti, chi fa cosa e anche perché, a che scopo fai questo. E in queste regole noi ci siamo dati degli scopi. Il primo e il più importante è quello di diffondere la parola di Dio. È la base, senza la quale non si darebbe un senso a ciò che noi continuiamo a fare. E il tutto sarebbe soltanto la manifestazione o dell'io del singolo o dell'io del gruppo. Di conseguenza, l'altro scopo è quello di integrare il messaggio del Vangelo in questa nuova cultura, perché qui dentro si fa cultura, non solo qui in mezzo, insomma, a noi. Altro compito, quello di educare alla comunicazione. Ancora,
dare un coordinamento agli strumenti che la parrocchia avrebbe usato nel tempo e infine aprire la parrocchia al mondo esterno per far sì che diventasse una chiesa in uscita. Anche questa è una chiesa in uscita. Come si diceva prima, noi abbiamo pensato di dar vita ad un gruppo. Perché un gruppo? Perché il Vangelo si annuncia a due, lo dice Luca, e questo vuol dire che si cresce e si lavora insieme, sempre insieme, perché il servizio che si presta in questo ambito non serve per le lodi. Siamo bravi, siamo belli, quante cose, eccetera. Ma ha lo scopo di servire quanti il Signore ci mette accanto, che non sono soltanto le persone fisiche, voi che siete qui, no? Ma ce ne sono tante altre al di fuori che hanno bisogno di qualcosa e soprattutto di qualcuno. E poi il direttorio, al numero 100, afferma che è impossibile immaginare un animatore isolato, ed è per questo sì, io posso essere stato il punto di partenza, ma il lavoro, il servizio degli altri che in questi anni hanno dato è stato fondamentale, perché da soli non si va da alcuna parte, e sono qui alcuni, chi sta sopra e chi sta giù. Dunque, che cosa serve per dar vita a una comunicazione digitale realmente generativa? È vero, serve la diffusione del Vangelo, si serve gli altri, si lavora insieme, ma non basta ancora. Dobbiamo tendere a quella che la letteratura chiama una pastorale 3.0. E la 1.0 è quella di cui si parlava prima, la forma base, la più semplice, quella che si trova nel 99% dei casi, ovvero informativa e unidirezionale, dove si danno soltanto le comunicazioni, avvisi, c'è l'evento, c'è quest'altra cosa, la messa così e basta, non c'è altro. Infatti si dice che il tasso di interattività, ovvero chi scrive poi, chi risponde, è pari a zero, no? Cioè non si dà spazio a chi è dall'altra parte. Poi c'è la pastorale 2.0, che fa uso delle app tipo WhatsApp, Telegram, gruppi Facebook, che diventa un prolungamento della comunità verso l'altro, che è reso attivo, ma è un cerchio chiuso, perché se io mando l'avviso al mio gruppo, è vero che dall'altra parte qualcuno mi dirà ok, sì, va bene, ci vengo, ciao, e finisce lì. È un po' più ampia, ma è sempre a somma zero. E poi c'è la pastorale 3.0, che è quella partecipativa, che riattiva il dialogo con l'altro che è dall'altra parte, no? Che innova il rapporto tra il dentro della Chiesa, noi, e il fuori, quello che c'è fuori. E qui i media, i social più che altro, svolgono un ruolo importante, perché ormai sono dappertutto e ci consentono di esplodere al di fuori delle mura e anche di dar vita a delle
relazioni autentiche anche attraverso i social. E questa è anche la risposta a una vocazione missionaria. La missio ad gentes si svolge anche qui. Ed è quello che noi poi ci impegniamo a fare ogni giorno. Ed è quello di rispondere non solo ai bisogni di questa chiesa, ma anche a chi è fuori, a una chiesa più ampia, a persone che sono al di là di queste mura, che non vivono in un mezzo, in un luogo, in uno spazio, ma si parla di ecosistema, come un ambiente è vivo e si vive e si abita, e quindi come tale, essendo un luogo di vita vissuto, deve essere evangelizzato, no? Per forza, almeno per noi. Vi dico, basti pensare ai tanti messaggi che arrivano. Io avrei voluto portarvi qualcosa qui, ma abbiamo calcolato i tempi e già insomma è un po' tardi. Ma molti ci scrivono non soltanto per dirci di continuare ad approfondire la parola di Dio, no? Ma anche ci scrivono per consigli. Ricordo un paio di settimane fa, una signora ci ha inviato un messaggio, ha raccontato del figlio, insomma, non una vita bellissima, e ha chiesto consiglio, che cosa poter fare, ma non è l'unica. E siamo entrati in contatto con degli animatori della Sicilia, ce ne sono altri che chiedono consigli, appunto, consolazione. No. Questo è bello. Vuol dire che, in un certo qual modo, i semi piantati possono portare a qualcosa. E questa, per noi, è una sfida. Ma siamo ancora indietro, intendo un po' come chiesa, perché siamo statici a volte, siamo fermi alla 1.0, come dicevo prima, è la più semplice, non serve metterci poi tanto, no? Ma il Signore invece ci chiede di essere sale e luce anche di questi luoghi, di questi ambienti di vita vissuta. Non basta fare incontri qui in chiesa, non basta formarsi in chiesa, ma dobbiamo farlo anche per ciò che c'è fuori, perché il fuori è il dentro, non so se è chiaro, perché le persone sono qui dentro, qui vivono. Come dicevo prima, quei semi sicuramente produrranno qualcosa. Magari una persona che ha dei dubbi, dopo un certo lasso di tempo entrerà in chiesa, incontrerà poi noi, qui sta a noi, insomma, essere accoglienti, oppure non metterà mai piede in questa chiesa, magari lo farà da un'altra parte, o non entrerà mai in chiesa. Ma quantomeno ciò che ha letto, ha ascoltato, ha visto, gli avrà consentito di riflettere, di meditare ancora di più sulla sua vita, sulle sue azioni. E magari, ecco, le sarà venuto in mente di aprire una pagina di Vangelo e di leggersela. E noi sappiamo quanto la parola di Dio, anche un rigo, sia forte, sia in grado di rompere in due la pietra più dura. Ora ci proviamo
Ecco, a porre alcune domande. A che cosa serve pubblicare una meditazione al giorno? Da quasi 10 anni, saranno state 3.006, immagino. Perché fare le dirette? Perché offrire contenuti di riflessione? Perché fare nei tempi forti di Avvento, Quaresima, delle video meditazioni? A che serve? E soprattutto, chi ce lo fa fare? Anche perché il tempo che si spende, le energie, il tempo che si sottrae agli affetti più cari è tanto. Ma chi è un evangelizzatore in questo campo, anzi, penso che il termine più giusto sia quello di missionario digitale, e penso sia il compendio di tutto, evangelizzatore, animatore e quant'altro. Ecco, chi svolge questo servizio deve servire per collaborare alla semina, no? E tra le tante cose, come dicevamo anche prima, risponde a una vocazione, no? Quando c'è la spinta dello Spirito Santo, non ci sono limiti, non ci si stanca, si va avanti. E allora riprendiamo le domande di prima. A che serve pubblicare una meditazione al giorno? Il Vangelo, la meditazione, eccetera, con l'immaginetta. Ci aiuta a collegare il Vangelo alla vita di ogni giorno. Ci aiuta a vedere come la parola di Dio possa essere messa in pratica. E questo lo potete controllare anche voi. Sono quelli che commentano sul commento. C'è chi risponde, ringrazia e commenta ancora. E per chi legge, una continua formazione nella fede, un approfondimento. E anche strumento di consolazione per chi legge, perché non dimentichiamo che per molte persone i social sono la dimensione di prossimità con l'altro, e anche nei social sono alla ricerca di Dio. A volte non si viene più in chiesa per cercare Dio. Non vi scandalizzi questo, ma si va nei posti più strani. E se questi posti più strani non si evangelizzano, noi abbiamo perso in partenza. Ci aiutano anche a stimolare una lettura più attenta della Scrittura, ma soprattutto, non vi scandalizzi, ci aiutano a creare una comunità di fede. Strano, ma è vero. Perché fare le dirette? Non ci tolgono persone, perché chi in chiesa non vuole venire non verrà mai. Su questo è sicuro. Ma ci permettono, come si è detto anche prima, di raggiungere quelle persone che non possono venire, che sono lontane, ammalate, anziane. Sono strumento di evangelizzazione globale, perché ci consentono di portare la parola di Dio oltre i confini. Anch'esse ci aiutano a creare un senso di comunità, che è vera perché è formata da persone, non da profili, non da utenti, non da account, da persone. Perché le meditazioni di Avvento e Quaresima? Perché consentono di accompagnare il cammino personale in quei tempi forti, ci consentono ancora una volta di approfondire la parola di Dio, di metterla in pratica. Poi aggiungerei un'altra domanda. Perché narrare la vita della parrocchia? Noi abbiamo incominciato da un mesetto all'incirca a narrare i nostri incontri, a far conoscere meglio ciò che viene fatto in questa chiesa,
e abbiamo scelto di non farlo in modo occasionale, come dire, sulla scia di un'emozione. Farlo nel modo corretto ci aiuta a dare un'identità comune, a rafforzare, non vi scandalizzi, il senso di appartenenza a una comunità. Perché quando si condividono le storie e si fanno sentire quelle persone come facenti parte di una famiglia, si coinvolgono, si creano delle annodature molto forti, si rafforzano nel tempo, tra le singolarità che non sono più un unicum, ma diventano un duo, un noi. Ci consente anche di evidenziare come il ruolo della parrocchia sia importante nella vita di ogni persona. A volte ci sentiamo dire, e sembra la chiesa, no? Invece noi dobbiamo mostrare quanto la vita in parrocchia sia importante per noi. Come la vita in parrocchia possa fare la differenza nella vita di chi ci è. È anche uno strumento importante perché tocca il cuore, quando tocca il cuore tocca le emozioni. Quindi si trasmettono anche messaggi profondi in modo semplice e diretto. Quindi il nostro impegno è quello di portare Cristo, lo ripeto, anche in questo ecosistema digitale che è vivo. Dobbiamo abitarlo e viverlo, sì, ma farlo bene, ma farlo con ordine, dando un senso a tutto, come si è detto prima. Non si possono mettere 2 o 3 foto soltanto per il gusto di farlo, o soltanto perché dobbiamo fare qualcosa. È meglio non farlo. Tra le tante cose, incominciamoci a chiedere, Cristo dove ha portato la parola di Dio? Nei posti più strani, quelli per i quali noi oggi diremmo non ne vale la pena, non ne vale la pena, no? Andare lì a condividere qualcosa in un social per gli altri, a che serve? E quindi, e concludo, a cosa dobbiamo tendere? Anzitutto a una pastorale mediale 4.0. Noi numeri ci piacciono assai. Che sia la somma delle prime 3 e che inoltre sia di interscambio, disintermediata e sinodale. Che vuol dire? Che abbracci la pastorale ordinaria in modo olistico, ovvero nel tutto, e che consenta all'altro che è dall'altra parte di dirci, io ti consiglio di fare anche questo, puoi fare questo, perché non fai quest'altro? Io la penso in questo modo. Altra cosa a cui tendere è la formazione continua in questo ambito, che non sia un'occasione e che sia fatta per tutti, non soltanto per gli operatori, anche per i bambini, i ragazzi, i giovani, i genitori, perché dobbiamo comprendere effettivamente come abitare e coltivare il campo di cui si parlava prima. Dobbiamo raccontarci, ovvero mostrare la bellezza di essere figli di Dio, di stare con gli altri e di vivere anche la vita parrocchiale, la bellezza, è tutto bello. E poi creare, un po' insomma allargata la cosa, dei gruppi nelle parrocchie, ecco, che si occupino di questo. Ed è fondamentale perché quando si è mossi dall'occasione, dall'emozione, dal
facciamo qualcosa, nel tempo poi gli impegni, le difficoltà, le mortificazioni, la solitudine ed altro rischia di portarci via tutto. Ecco perché poi a volte le cose non reggono per tanti anni. Dobbiamo conferire nuova dignità a questo ruolo, a questo compito. Dobbiamo auspicarci che ci sia una nuova primavera nelle parrocchie, in diocesi da noi, perché no? Serve uno stile nuovo per chi vive ed abita il web, anche perché non dimentichiamo che siamo dei catechisti, degli educatori, animatori, non soltanto qui in chiesa, lo siamo anche fuori, soprattutto nei profili che noi abbiamo, perché le persone ci guardano e apprendono molto da quello che noi pubblichiamo. Attenzione a questo, è fondamentale, fondamentale. Lo stile nuovo è quello del dono, il dono di sé, anche in questo ambito. E vi lascio, non vi lascio, vi lascio adesso, con due frasi. La prima è tratta dal Vangelo di Matteo. Andate e invitate tutti al banchetto. La seconda è degli Atti degli Apostoli. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e vissuto. Grazie. Grazie Marcello, non hai fatto altro che la sintesi di quello che veramente sono stati questi 10 anni di lavoro, posso dire, di impegno all'interno della comunità, oltre poi, ecco, a presentare quello che dovrebbe essere e deve essere anche il nostro futuro. Hai parlato da missionario. In effetti è una missione, e tu insieme con tanti altri, cominciando da Michelangelo, Gino, ecco, siete dei missionari in un mondo globalizzato, mediale, per cui, ecco, dobbiamo dire veramente grazie di cuore a te, a nome di tutta la comunità, per il tuo lavoro, per la tua perseveranza in tutto questo. Devo dire grazie a tutta l'equipe, ma soprattutto, ecco, dobbiamo ringraziare il Signore. Una cosa mi ha colpito questa sera, mi pare che l'ha detto Gino. Ecco, non dobbiamo pensare che questi sono, cioè sono degli strumenti che noi usiamo per comunicare, ma sono dei luoghi, luogo di incontro, luogo di evangelizzazione. E questo deve essere appunto il principio che ci deve spingere sempre più nell'andare avanti, proprio perché essere luogo e entrare nel luogo significa essere protagonisti di ogni cosa. Il Vangelo di oggi, per chi è stata ammessa, diceva appunto questo. Il Signore che riprendeva un pochino la folla dicendo, ecco, non riuscite a comprendere i segni dei tempi. Sapete interpretare quando arriva la pioggia, quando arriva il vento, eccetera, però non sapete interpretare il segno dei tempi, che è la sua presenza, la sua grazia, il cammino nuovo di conversione. E penso che è stato proprio una coincidenza il Vangelo di oggi con questo meeting, questo incontro fatto fra di noi, non è altro che una presa di consapevolezza nel dire i segni dei tempi
attraverso appunto questi segni dei tempi, noi dobbiamo ritrovare la persona di Gesù. Grazie di cuore a voi. Ora penso che abbiamo qualche minuto ancora, perché per le 9 finiamo. Se qualcuno vuole aggiungere dalla comunità qualche cosa, lo può fare tranquillamente. Ecco, Don Angelo Antonio. Sono state dette delle cose bellissime. Io ringrazio i relatori, ringrazio anche Don Raffaele. Ma ora ci deve essere un impegno concreto. Mi piace anche, ecco, l'idea missionaria, dare anche una motivazione. E qui ci rendiamo conto che è questione di allenamento mentale. Non basta più la formazione, ma dobbiamo essere presenti. Mi piace anche l'idea dei luoghi, effettivamente sono dei luoghi. Un altro dato importante: ogni volta che noi postiamo qualcosa oppure, ecco, messaggiamo su WhatsApp, dobbiamo sempre chiederci: che sto facendo? Se l'obiettivo è quello di essere missionari, perché questo è l'obiettivo, allora ritengo che non debbano mancare i presupposti biblici, teologici, e oggi sono stati anche presentati, ecco, da tutti. Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo. Abbiamo un grande compito, quello di annunciare il Vangelo. E quando siamo presenti, ecco, su Facebook, anche negli altri social, dobbiamo veramente chiederci: sto annunciando il Vangelo? Sono delle sfide fondamentali importanti. Questa è una sfida, ma poi c'è anche la sfida dell'intelligenza artificiale, che ci vedrà impegnati. E allora, da buoni cristiani e buoni credenti, dobbiamo veramente metterci in discussione, tutti, tutti. Non basta essere presenti in parrocchia. Che ci facciamo in parrocchia? Ma secondo voi la formazione che noi facciamo basta? E allora ci deve essere anche un cammino, un discernimento personale. Allora, ecco, è il mio augurio che faccio a noi comunità, è il mettersi in discussione, ad essere più presenti, non soltanto nella parrocchia, ma anche essere missionari fuori i social. Teniamoli in considerazione. È vero, sono una sfida, però quella sfida veramente ci dà la possibilità di essere, ecco, l'esserci, quanto è importante, l'esserci, i luoghi e l'esserci per incontrare l'altro, per evangelizzare. Presentare ai relatori. Ricordo, è vero che sono dei luoghi, bisogna, e sono luoghi reali ma anche virtuali. Io ricordo un'esperienza parlamentare l'ultimo anno di scuola, quando ci fu il Covid, comunicavamo attraverso i social. L'esperienza è stata parlamentare, il fatto di non essere presenti fisicamente, di non avere un contraddittorio, una possibilità di relazionare al momento,
non ha portato quell'efficacia della comunicazione che doveva servire nella formazione. I luoghi sì, sono luoghi reali ma virtuali, non li ritengo completamente formativi. Inoltre c'è il pericolo che depotenziano la possibilità di ritrovarsi insieme e di, come dire, sostituire il tutto con questa presenza virtuale, che potrebbe incentivare un po' la pigrizia a non esporsi più fisicamente. E per quanto mi riguarda, la presenza fisica è molto, molto importante. Questa piccola. Hai ragione, Leonardo, hai ragione. È così. Si sente. È così, è vero, è verissimo questa cosa. L'abbiamo sperimentata dopo il Covid, che per ritornare ad andare in chiesa ce ne vuole, e ancora oggi alcuni si è abituato a non andare più in chiesa, anche molti che magari prima erano più assidui. Cioè, è vero, perché c'è una questione di abitudine anche, però anche il documento lo tratta questo discorso e dice che le cose devono essere complementari, cioè l'obiettivo è la relazione umana. Questo, diciamo, forse la diamo troppo per scontata, ma non è scontato. L'obiettivo è la relazione interpersonale, umana, ok? Però dal momento che noi prolunghiamo le nostre vite su questi altri spazi, non dobbiamo interrompere l'azione missionaria e evangelizzatrice anche su quegli spazi. E verso quelle persone che non vengono in chiesa, ma che le incrociamo lì, il nostro obiettivo deve essere, senza proselitismo, senza chissà quale campagna, diciamo, di chiamata alle armi, deve essere poi quello di incontrarci, quello dell'incontro interpersonale. Quindi deve precedere e magari seguire l'incontro. Un gruppo, diceva il padre Michelangelo, un gruppo che fa catechesi e si incontra settimanalmente e poi prolunga la relazione anche sui social, è un arricchimento. E per un ragazzo magari che sta lì lì per, chissà che noi con questo entusiasmo possiamo anche agganciarlo. Quindi l'obiettivo è la relazione personale. Però lo spazio digitale può essere il prima e il dopo, qualcuno li chiama i sagrati digitali, cioè stai un po' fuori la chiesa, ma io poi ti dovrei portare dentro, senza, ripeto, senza proselitismo. Quindi la prospettiva è chiara, anche Marcello l'ha detto. E però il rischio, diciamo, della pigrizia è altrettanto vero, e tocca a noi stimolare, far apprezzare la bellezza dell'essere insieme in chiesa, del venire in chiesa. È un impegno, una lotta, è un'azione, però va portata avanti. Non si può dire che non esistano. Abbiamo detto prima, sì, sono virtuali, ma sono persone reali che stanno sul virtuale. E quindi noi con quelli che reagiamo, tendendo per quanto possibile poi all'incontro personale. Un po' come fanno quelli che fanno gli incontri di coppia. Ci incontriamo, ci sentiamo e poi ci diamo l'appuntamento. Beh, noi questo appuntamento ce lo dovremmo dare qui dentro. Io aggiungo solo, appunto, diciamo, questi luoghi appunto sono un'estensione di quello che noi viviamo. È anche vero che durante la pandemia siamo stati catapultati molti in un luogo che non conoscevamo, e soprattutto nell'ambito magari scolastico o di altri momenti dove l'incontro personale è importante, venuto meno quello che è l'educazione, il conoscere gli strumenti. Quindi molto spesso quello ha portato anche in quel periodo ad essere un po' disorientati. Però se noi lo viviamo in quest'ottica del prima e del dopo, sappiamo che appunto è qualcosa che ci appartiene e noi stiamo portando avanti. E quindi, però effettivamente la questione è che sono lontani da noi, cioè che l'altra persona può essere a chilometri e chilometri distante dall'altra parte del mondo, però è una persona reale che ha sentimenti, emozioni, che noi magari in quel momento non vediamo, e quindi su questo cioè, poi cambiano tante dinamiche sociali, però dall'altra parte è persona vera. E quindi io mi devo comportare così come dovevo, ma comportare così come quando sto. Il Covid ci ha portato un momento di sbandamento, perché molti non erano abituati a vivere quel tipo di legami, di relazioni. Penso che non ci siano altri interventi. Allora, penso che sia opportuno in questo momento dire un grande grazie Michelangelo e a Gino. Con un applauso esprimiamo tutti il nostro affetto e la nostra gratitudine per quello che hanno detto.
e per la loro presenza, per il tempo che loro dedicano appunto per servire la comunità diocesana e anche quella parrocchiale. Grazie Marcello. E questo veramente deve essere l'espressione di tutta la comunità, di sostenerti ancora nel cammino. Dobbiamo arrivare al 4.0, quindi abbiamo un lungo percorso da fare, ma soprattutto ecco il nostro grazie da parte di tutta la comunità, di tutto il tuo impegno, di tutta la tua dedizione, per la tua, e adesso lo possiamo dire, missionarietà nell'affrontare la pastorale parrocchiale e anche diocesana. Grazie. È chiaro che il grazie a Marcello va a tutta l'equipe presente qui, anche coloro che sono assenti, in modo tale che veramente la presenza, l'affetto di tutta la comunità possa offrire a voi un ulteriore impegno per il futuro. Infine, ecco, voglio ricordare che questo evento parrocchiale dei 40 anni verrà celebrato. 40 anni. Perché 40 anni? Perché 40? 4.0? 4. Di questo decennale, ecco, verrà celebrato domenica sera con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo. È una messa di lode, di ringraziamento al Signore per tutto quello che il Signore ha seminato attraverso i mezzi della comunicazione sociale, ma soprattutto attraverso le persone che usano questi mezzi della comunicazione sociale. Per cui ci vediamo domenica prossima alle ore 19 con Sua Eccellenza Monsignor Vescovo. Prima di chiudere, Don Raffaele, consentimi un solo minuto. Ringraziare personalmente, e li cito per nome, tutti coloro che hanno collaborato in questi anni. Allora, Corrado, Anna Maria, Gaetano, Cemmino che ci guarda dal cielo, Ignazio, Nicola, Domenico, l'altro Domenico, c'è Mirko, Marianna, Arcangelo, Maurizio, che ora è donna. Maurizio, dimentico qualcuno? C'è Natalizia, sì, non la vedo qui e quindi io diciamo poi per volto e basta. Non ho voluto fare i nomi perché mi perdo con i nomi. No, io me li ricordo tutti. Va bene, grazie della vostra presenza e anche della vostra partecipazione.